Mother's had a stroke. How long are you going to be away? A week. Maybe two. Ho scelto di raccontare la storia di Aung San Suu Kyi distinto, senza rifletterci. Più tardi ho analizzato il perché di questo bisogno. Nella società di oggi tutti abbiamo paura, viviamo in un mondo difficile e incontrare una figura come questa dà un buon esempio. Noi non saremo mai al loro livello, ma questo non è importante. Personaggi come Gandhi o Aung San Suu Kyi sono una guida da seguire. Aung San Suu Kyi è un eroe per caso. Aveva scelto di vivere ad Oxford con suo marito, che era un uomo eccezionale, e i suoi figli. È la Birmania che la cerca e lei non può resistere a questo perché il suo paese è dentro di lei. È divertente come in genere i leader dei paesi democratici si spendono per essere eletti. Nel suo caso è lei ad essere voluta dalla gente. You are the only person who can lead Burma into democracy now. Il n'y a pas de liberté tant qu'il y a de la peur. È un film sulla libertà e sulla libertà dalla paura, ma è anche una grande storia d'amore. Aung San Suu Kyi e suo marito ci mostrano nel film per due ore come amare veramente, non cercando di rendere prigioniero l'altro, ma volendo il suo bene, facendo in modo che la persona amata sia libera e felice. Courage, sir. Courage. Spettatore che vuole il film e poi après il film. Mi aspetto che dopo aver visto il film la gente si informi, vada su internet, cerchi dei siti specializzati sulla Birmania e si chieda cosa possa fare per questo paese. E poi mi auguro che il film possa aiutare la gente, così come ha aiutato me, aiutarla a ritrovare i veri valori dell'essere umano.